160 artisti, 60 performance, 20 prime nazionali, 80 operatori internazionali. Il festival nel festival alza il sipario su un palcoscenico eclettico, multiculturale, che parla lingue e linguaggi diversi. B-Motion, per 15 giorni dal 22 agosto, esplora i nuovi panorami della scena contemporanea attraverso danza, musica e teatro. Stabat Mater porterà la danza nelle chiese sconsacrate di Bassano e poi verrà raccontata la storia di Lady Di. Sacinoro invece, a passo di danza, trasformerà un tir come un origami nel giardino Ragazzi del 99. I danzatori poi creeranno delle coreografie con i cittadini durante il mercato del 26 agosto. Ma B-Motion racconta e diventa specchio del presente anche attraverso il teatro. Barbara Berti e The Baby Walk affrontano i temi dell'equilibrio e dell'identità. L'energia degli immigrati di seconda generazione caratterizza invece il progetto I Periferici, ma nel teatro anche tanto Veneto. Il Veneto ha fatto emergere alcune assolute eccellenze nell'ambito del teatro contemporaneo, per esempio Anna Gore, che è attualmente alla Biennale Teatro, Babilonia Teatri, che sono stati anche loro premiati con il Leone d'Argento alla Biennale Teatro, I Fratelli dalla Via. O Valentina Dalmasse, ancora Amor Vacui. Debutto poi in B-Motion della musica contemporanea il 3 settembre con tre concerti, musica elettronica, videoproiezioni, performing, progetti che esplorano le relazioni tra suono, spazio e movimento.